Ragazzi, clamoroso, clamoroso. Per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis attivando la campanellina. Iscrizione gratis, attivate la campanellina. Attenzione, debiti non pagate per oltre 170 milioni. Cinque fondi fanno causa a Yogurt Lee, l'ex proprietario del Milan nel mirino di una causa intentata a Hong Kong. Attenzione perché quello che scrive calcio e finanza è molto ma molto interessante, è quasi da esposto questa roba. L'ex proprietario del Milan, Yogurt Lee, nel mirino dei renditori, come riportato da Bloomberg, una società legata all'uomo d'affari cinese, un uomo d'affari cinese, tagliava le alghe in un ristorante cinese, ben via, l'hanno messo lì per fare l'operazione. Uomo d'affari cinese, una sega. Ha acquistato il club rossonero nel 2017, è stato citato in giudizio per debiti non pagati da un gruppo di società di investimento. In particolare, sono state presentate cinque richieste contro la Rossoneri Advance, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, riguardante un totale di 187 milioni di dollari di debiti dovuti e non pagati. La Rossoneri Advance, segui bene, è una delle società offshore che hanno fatto parte della catena di controllo attraverso cui Yogurt Lee acquisì il club rossonero nell'aprile 2017. Siamo sicuri che vi potevate iscrivere al campionato con Yogurt Lee? Sei sicuro, bandito? Attenzione! Perché poi venire a scoprire alla fine che quello non si poteva iscrivere, tu eri proprio te, non è bello. L'imprenditore cinese, chiamiamolo imprenditore cinese, che per chiudere l'operazione di acquisto della società ha ricevuto un prestito dal fondo Elliott nell'estate 2018. Aveva perso il controllo del club dopo aver saltato una rata della struttura per ripagare il proprio debito verso il fondo guidato da Paul Singer. Negli atti di citazione, cinque fondi fanno riferimento a un accordo di sottoscrizione di obbligazioni datato febbraio 2017. Sono state messe a disposizione di Rossoneri Sport Investment, l'altra società legata a Yogurt Lee con sede a Hong Kong, una parte delle risorse per pagare a Fininvest la terza caparra da 100 milioni di euro a fronte di un nuovo termine per finalizzare l'acquisto del Milan nel 99,9%. Altro è Zhang qui, caro bandito! Altro è Zhang, caro bandito. Dov'è l'antitrust ora? Dov'è l'antitrust? Dov'è l'antitrust? Ieri un ticchio si è superato, sentite cosa ha detto. Che l'Inter non vuole che il governo commissioni la FIGC. Praticamente il governo fa quello che dice l'Inter. Qui ieri abbiamo raggiunto dei picchi altissimi. Emergono prove che l'Inter non può stare in Serie A. Questo lo dici te. Questa si chiama falsa informazione, perché sono cose che non puoi dimostrare e sono cose false. Poi dice, quasi 2 anni fa, per quasi 2 anni l'Inter ha tenuto il 31% con Lionel Rock, senza organi amministrativi. Questo lo dici te e non è vero. Ma nessuno ha mai chiarito, è stato chiarito tutto un ticchio. Il problema è che ti dovessi chiarire te con te stesso. Vai ai mare, fai un tuffo, dammi retta, che gli è cardo, ti fa male il cardo a te. Poi dice: ma se Suning ha esercitato un controllo anche su quel 31%, il passaggio andava notificato agli organi federali. Il passaggio è stato notificato. Non prendere gli articoli di Topolino, un ticchio, perché ora passeremo la documentazione riferimento a questo per far capire che spesso, magari anche indirettamente, io voglio sempre credere nella buona fede delle persone, viene fatta falsa informazione. Falsa informazione. Fare falsa informazione può essere anche un reato. Parlo in generale, non parlo di una persona in generale, perché sai quanti ce ne sono che fanno falsa informazione. Come detto dall'avvocato Pier nell'ultima nostra live, ora io ti dico Cabal. Cabal a me piace, è veloce, è bravo nello scappare all'indietro, ha un buon posizionamento, non è un mostro sull'uomo, ma è un ragazzo giovane e può crescere. A 8 milioni più bonus lo farei subito Cabal. La differenza tra i cinesi e Oaktree, in chiusura di video, qual è lei? Lei che te con Oaktree ti puoi permettere di dire ad un Hermoso a zero non lo prendo. Mentre il cinese sarebbe andato di notte a prenderlo.
e lo avrebbe caricato nel furgone. Un Hermoso che si taglia l'ingaggio pur di venire all'Inter. Con Octit puoi permettere di dire no, Hermoso a zero non lo voglio, compro Cabal dal Verona a 8 milioni più bonus. E scusa se è po'. Io sono sempre stato il primo a incazzarsi per i mercati, per il cinese, ma quest'anno non capisco perché molti tifosi dell'Inter si stiano incazzando. Perché? Aspettiamo la fine del mercato e poi valutiamo. Aspettiamo la fine del mercato e poi valutiamo. Aspettiamo la fine del mercato e poi valutiamo. Perché fino a prova contraria noi abbiamo una squadra, cioè, ben amalgamata, siamo i campioni d'Italia in carica e vedi che poi con la seconda stella quanti stanno impazzendo. E sono gli altri che devono fare la corsa su di noi, non siamo noi a fare la corsa sugli altri, sono gli altri che devono accorciare le distanze con noi, non siamo noi che dobbiamo accorciare con gli altri. Quindi Cabal io lo prenderei molto volentieri, soprattutto a 7-8 milioni più bonus, che è rapido, è bravo nello scappare all'indietro, braccetto sinistro centrale, perfetto, profilo giovane. Come piacciono a Wanda, è perfetto. Quindi, Hermoso è un bel giocatore, parliamoci chiaro, ma nella marcatura non è che sia un animale, però ha tanta esperienza, titolare dell'Atletico Madrid, non è l'ultimo dei grulli, Hermoso è un bel giocatore, però vedi, puoi decidere, non lo voglio a zero, voglio Cabal. Questo ti deve far capire, sono cose da non sottovalutare. Quindi, attenzione perché gli yogurt lì da quello che fanno capire. Milan non si poteva iscrivere al campionato, ragazzi. Ma guarda, e poi alla fine a rompere i coglioni a quegli altri bandito e scoprire che sia te che quell'altro non vi potevate iscrivere al campionato. Non è bello, eh? Poi fate Vobis. Ciao, Inter.